Ben ritrovati tutti sulla Voce di Novara. L'8 dicembre sarà giorno oltre che festivo, giorno di manifestazioni politiche di vario tipo in giro per l'Italia. Una di quelle di cui si parla di più è la manifestazione che la Lega ha organizzato a Roma, che dovrebbe essere appunto uno strumento visibile e forte di sostegno all'attività del governo e in particolare del partito di Matteo Salvini. Perché questa manifestazione è particolarmente sotto i riflettori in questi giorni? Perché è stata scelta per promuoverla, per pubblicizzarla, una campagna di comunicazione molto particolare che ha già generato una vera e propria cascata sui social. I manifesti, li avrete visti, sono quelli che sono intitolati "Lui non ci sarà" o "Io non ci sarò", dove sono indicate nei manifesti originali i volti, sono pubblicati i volti di personaggi vari, dei giornalisti, ai intellettuali, a vari soggetti che in questo tempo si sono manifestati come oppositori o che vengono considerati dalla Lega come oppositori. Risparmio la digressione sul fatto che questo appunto ha generato una fiumana di adattamenti spiritosi e ironici rispetto a chi c'è e chi non c'è a questa manifestazione, e mi concentro invece su un altro aspetto che secondo me è molto interessante perché ci aiuta a leggere quello che è accaduto e sta accadendo dentro il partito di Salvini, oggi probabilmente nei sondaggi primo partito in Italia. Questo circoscrivere l'identità di un partito, cioè identificare chi ci sta e chi no, come appunto criterio di definizione di se stessi, cioè definire se stessi attraverso un nemico, attraverso qualcuno che non c'è, è il simbolo, è il segno abbastanza evidente di una trasformazione, di una mutazione genetica che anche la Lega ha subito in questi anni. Ricorderete forse tutti la Lega dei primi tempi, la Lega di Bossi, che certo aveva indicato nel meridionale il nemico da un certo punto di vista, ma questo apparteneva più al folklore che non alla sostanza, perché poi era portatrice di tutta una serie di istanze che riguardavano soprattutto il ruolo, la funzione e il destino del Nord Italia, dei ceti produttivi, dell'artigianato, di un mondo, di una fascia sociale ben definita, che era il cuore vero del consenso che arrivava anche a quella Lega. La Lega di oggi di tutto questo parla molto poco e si autodefinisce soprattutto con l'esclusione, cioè sostanzialmente l'esclusione degli immigrati e poi di tutto un certo mondo intellettuale, quelli che sui social sono bollati come radical chic o giù di lì, e tant'è che appunto la promozione della manifestazione non avviene attraverso indicazione in positivo di valori condivisi, ma indicando chi è il nemico. Allora, questa è una trasformazione non secondaria della funzione, del ruolo della Lega e del modo di porsi di questo partito. Un modo di porsi che al momento sembra essere vincente o comunque che procura, porta molti consensi, ma che bisognerà certamente misurare alla distanza, perché se è vero che il nemico esterno cementa la sintesi politica, come diceva Carl Schmitt, famoso politologo tedesco dell'inizio del Novecento, è anche vero che il nemico esterno non basta a fondarla, la sintesi politica. E allora su queste cose probabilmente anche un partito che oggi ha grandi responsabilità di governo non può non interrogarsi. E crediamo che questo sarà un tema che nei prossimi tempi ritornerà a essere centrale nel dibattito italiano. Noi ci salutiamo, ci rivediamo domani alla stessa ora sulla Voce di Novara.